Sanremo. Siamo contentissimi di ospitare in questa trasferta di Radio Bruno a Sanremo un cantante nuovo, ma che secondo me lascerà il segno. È con noi Gianmaria. Ciao! Ciao! Ciao a tutti! Come va? Bene, grazie. Bene, sì. Mi sto ambientando. Ti stai ambientando? Sì, sì, sì. Mi hai detto che hai un'oretta d'aria al giorno, giusto? Circa 50 minuti, un po' meno. Senti, andiamo subito nel vivo. Sei un mostro? Cosa vuol dire sei un mostro? No, beh, no, diciamo che ha tanti significati questa parola, che poi sarà la parola un po' dell'anno mia, perché il brano, il disco, il tour. E sono io, sì, sono le persone che mi circondano, sono un po' tutto, cioè un po' tutto, anche un po' la società, forse, non lo so. Quindi è un brano che vuole portare una sorta di mea culpa rispetto a alcuni tuoi comportamenti, così ho letto, poi magari tu puoi spiegarci più nello certo. specifico. E perché questo nome così forte che a dirlo sembra quasi sì. una brutta parola, no? Appena lo senti, sì, invece sì, poi sì. hai detto pieno di significato. Certo. No, guarda, non è un mea culpa, è più un... è stata una preoccupazione mia. Cioè, mi sono chiesto, sono diventato un mostro e in questo brano lo racconto. Non mi giustifico in nulla per il momento. Quindi è una sorta di tua esperienza che hai portato sì. in questo brano. Beh, noi siamo curiosissimi comunque, curiosissimi di ascoltare il brano, mm-hmm. ma anche di sapere cosa voglia dire avere 20 anni e vincere Sanremo Giovani, perché poi sei stato il primo vero classificato sì. a Sanremo Giovani, e poi da lì anche sapere di poter partecipare all'edizione 2023. Certo, assolutamente. Guarda, è stato stupendo. Immagino. Non ho capito se era una domanda o no. No, no, volevo sapere come ti sei sentito, se te l'aspettavi. Cioè, sai, ah, a volte beh. Uno nella vita sogna delle cose e alcune non riesce neanche a sognarle. No, assolutamente no, non me l'aspettavo. Non mi aspettavo nemmeno di passare. Poi nel momento in cui Amadeus ha annunciato il fatto che sarebbero passati 6 giovani, ho detto, wow, bello. Ce la posso fare. Ce la posso fare, ho più possibilità ovviamente di farcela. E devo dire che è andata benissimo. È andata benissimo. Cosa ti aspetti da questo festival? Ma da questo festival per me mi aspetto di crescere tanto come artista, come persona in primis. E mi aspetto. Cioè, mi aspetto di mettere giù comunque delle basi della mia carriera, spero. Beh, sicuramente sarà molto costruttivo anche rapportarti con gli altri cantanti in gara. C'è qualcuno in particolare con cui vai d'accordo, ti piace, avete legato? Beh, vabbè, Madame la conosco però da 4 anni. Cioè, ci conosciamo, poi conoscevo un po' di persone. Ho conosciuto qua con la Pesce di Martino, mi stanno simpaticissimi. Giorgia, li ho conosciuti un po' tutti. Cara lei. Però sì, loro due in particolare. Beh, hai citato Madame e sì. tu vieni da una città ormai d'arte, possiamo chiamarla, perché quanti ne ha sfornati Vicenza di, insomma, di cantanti che a livello italiano oggi dicono la loro. Sì, assolutamente. Siamo, cioè, già questo festival saremo in 3, perché poi verrà anche San Giovanni ai duetti. E insomma, sì, si può dire che è una C'è città Blanco. D'arte. Blanco? Stasera. Blanco stasera, non è vicentino. Non è di no, quelle no. zone? Lui è bresciano, ah, okay. teoricamente. Vicino. Però, sì, vicino. No, comunque devo dire sì, non si sa cosa sia. Così sarà l'influenza e quello l'inquinamento. Che sarà l'inquinamento vicentino. E, non vediamo l'ora di ascoltare la tua canzone. Cosa ci dobbiamo aspettare? Una canzone molto introspettiva, lenta, una ballata oppure un ritmo... Aspettatevi entrambi, perché parte... come una ballata introspettiva lenta e poi nel ritornello mi incazzo e succede qualcosa. Usi i social e se sì quale ti piace di più? Uso i social, non mi piace nessuno, però preferisco Instagram. Quindi TikTok non è il tuo... No, lo uso TikTok, mi diverto tantissimo a montare i video, ma non guardo gli altri TikTok. Ok, quindi non ci arriverà la tua visione. Lo uso... No, no, sì, vi arriverà ovviamente, basta che mi taggate, però dico che lo uso per creare, diciamo, mi sfogo anche un po' lì. Bello, bello, bello. Noi siamo contentissimi di averti avuto qua e grazie. Insomma, che dirti, in bocca al lupo, adesso la devi vivere. Viva tutta. Il lupo, crepi, grazie Dai, mille. È stato un piacere. Ciao. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.